Il sesso in una conoscenza, frequentazione o relazione è fondamentale. Purtroppo non tutte le donne lo capiscono. Alcune pensano che essere belle sia sufficiente. No, ragazze, perché se il sesso è insoddisfacente, l'uomo finirà per tradirvi. Io sfortunatamente ho esperienza, perché mi sono capitate più volte donne bellissime, ma che sessualmente non erano stimolanti. Iniziamo subito con la classifica. 1. Non è ancora pronta. La maggior parte dei casi è riconducibile a questa causa. Solitamente una donna non la dà a tutti, al contrario di quello che ti dicono da anni i tuoi amici del bar. La donna è molto selettiva nel sesso, anche per ragioni ancestrali. Ricordatevi che è la donna a portare in grembo la prole durante tutta la gravidanza. Quindi un errore di questo tipo potrebbe condannarla per tutta la vita, ossia rimanere incinta senza avere al proprio fianco un partner stabile. La donna solitamente ha bisogno di fidarsi di un uomo e immaginarlo vicino anche nel futuro prossimo. Questo è ciò che sblocca una donna sul fronte sessuale. L'atto sessuale è visto come un momento rischioso, specialmente se in passato ha già avuto uomini che si sono allontanati da lei dopo questo step. Puoi imparare a conoscere ragazzi in chat ogni singola settimana e ogni singolo giorno? Beh, allora questo videocorso fa il caso tuo, Mago della Chat. Al suo interno troverai tutta una serie di tecniche che ti aiuteranno a diventare il numero uno all'interno delle varie app di dating. Questo videocorso lo trovi all'interno del nostro store, playloveracademy.store. Se hai ulteriori domande, puoi chiedere informazioni attraverso il numero verde gratuito 894 14 16. 2. C'è freddezza tra di voi. Il fatto che lei voglia fare sesso con te è una naturale conseguenza della qualità della frequentazione. Se c'è ancora della freddezza tra voi due, questo momento rischia di essere estremamente imbarazzante per entrambi. Quindi anche in questa circostanza preferirà aspettare. Motivo per cui vi suggerisco di non focalizzarvi sul risultato, bensì sul processo. Dovete imparare a creare conoscenze e frequentazioni di qualità, anziché cercare di andare dritti al sodo, perché ciò che ti hanno raccontato sinora i tuoi amici del bar non funziona. Ovviamente, se non sapessi creare tensione sessuale, sia dal vivo che in chat, potrebbe risultare ostico per te superare questa barriera. In buona sostanza, devi saper flirtare, ossia creare una comunicazione ammiccante tra te e la ragazza. Così le farai percepire che può vederti non solo come conoscente, ma anche come potenziale partner sentimentale e o sessuale. 3. Non si sente a suo agio. L'ho detto in tanti video, gratuiti e a pagamento. Se la ragazza non si sente a suo perfetto agio, finirà per bloccarsi. E questo potrebbe accadere anche quando lei ha già deciso di salire in casa da te. Perché se il tuo ambiente domestico fosse maleodorante, potrebbe pensare di limitarsi a fare quattro chiacchiere. Così come se avesse l'impressione che questa fosse una sorta di procedura già seguita con tante altre prede, finirà per frenarsi. Infine, la ragazza in questione deve sentirsi sciolta e non pressata, perché non è spingendo o forzando la ragazza che aumentano le tue probabilità di finirci a letto, bensì è facendola sentire rilassata e a suo agio che la fai sentire più libera di lasciarsi andare. Anche il fatto di avere una scatola di preservativi già aperti potrebbe indurre la ragazza a pensare che ne hai utilizzato qualcuno la sera precedente con qualche altra preda. In quei momenti concitati, lei potrebbe pensarle tutte, quindi prediligi dei preservativi sfusi e non inscatolati, ben sigillati e non scaduti. Sì, anche i preservativi hanno una data di scadenza.